Gli occhi robotici a raggi X dei telescopi spaziali Chandra e XMM Newton hanno consentito di individuare il più lontano ammasso galattico mai osservato. Si trova a 11.1 miliardi di anni luce dalla Terra ed è stato ripreso in quello che gli astronomi ritengono essere uno stadio particolarmente effimero della sua crescita. CLJ-1001, questa è la sua sigla in breve, è infatti il primo ammasso galattico ad essere osservato durante la transizione da protoammasso ad ammasso maturo. Questa sorta di fase di passaggio dall'adolescenza all'età adulta è contraddistinta da un divampare di nuove stelle. L'ammasso contiene almeno 17 galassie, di cui 11 massicce raggruppate nel nucleo. La maggior parte di queste galassie mostra un'intensa attività di formazione stellare, che porta alla nascita di qualcosa come 3.000 nuove stelle ogni anno, un tasso di natalità decisamente più alto rispetto a un tradizionale ammasso di galassie. Gli ammassi di galassie sono gli oggetti più grandi nell'universo a essere tenuti assieme dalla gravità e il loro ruolo è fondamentale per l'evoluzione delle galassie. I ricercatori ritengono che la scoperta di un ammasso così raro e particolare come CLJ-1001 sarà difficile da replicare e il suo studio amplierà notevolmente le conoscenze sulla formazione di ammassi e galassie nell'universo.